Se l'Inter vince anche quando resta secco la Lula Lukaku Lautaro, vuol dire che la squadra di Antonio Conte è sempre più la favorita numero uno per la vittoria dello scudetto. L'Artemio Franchi di Firenze, con il tecnico salentino in tribuna a scontare la seconda delle due giornate di squalifica rimediate dopo la lite con l'arbitro Maresca d'Udine, l'Inter si prende in scioltezza il primo anticipo della 21ª giornata di Serie A. In panchina, come nel 4-1 al Benevento, c'era Cristian Stellini, bottino pieno per lui in due gare. L'anticipo del venerdì finisce quindi 2-0 per i nerazzurri, che aprono le marcature nel primo tempo grazie a un super Barella, per poi raddoppiare e chiudere il conto nella ripresa con Perisic. Il centrocampista italiano ex Cagliari dunque si conferma un autentico valore aggiunto per la compagine milanese. Anche il croato, se comincia a giocare in questo modo, è un'arma in più verso il tricolore. Così, in attesa di Milan Crotone, in programma domenica, l'Inter si gode il primo posto con un punto di vantaggio sui cugini rossoneri.